Nella prima parte vorrei come delineare a grandi tratti l'icona evangelica di Gesù orante in intimo colloquio con il Padre, come appare nei sinottici e particolarmente in Luca, che sappiamo è l'evangelista della preghiera. Nella seconda parte, ma sempre in questa relazione, in un secondo momento, vorrei proporvi in maniera più articolata la grande preghiera di Gesù secondo Giovanni, la cosiddetta preghiera sacerdotale, e vedere come per Giovanni, anzitutto, Gesù è colui che rende grazie al Padre prima ancora che il miracolo avvenga. Pensiamo al capitolo 11 davanti alla tomba di Lazzaro. Allora, credo che Gesù abbia esercitato proprio una forte attrazione, questo Gesù che prega, affascina anche noi. È come che gli evangelisti ce lo mostrino sulla soglia, perché tante volte si arrestino sulla soglia, ci fanno vedere che Gesù è lì che prega, ma non ci dicono cosa abbia detto al Padre. Però ci sono momenti, scusate, devo stare un po' più lontana, vero? Ci sono momenti nei quali Gesù è preso come in diretta e possiamo sentire le sue parole. Allora, nel percorso attraverso i Vangeli sinottici, ho intravisto come cinque ritratti, cinque pannelli che ve li enuncio. Primo, la preghiera del mattino, all'alba, mattino presto, e di questo parla solo Marco. Due, la preghiera della notte sul monte, e in questo concordano tutti e tre i sinottici, dopo la moltiplicazione del pane in particolare, Gesù sale solo, pensate che giornata, dover congedare una folla di 5.000 persone, credo che sale perché altrimenti si sarebbe addormentato, ma non puoi dormire salendo, no? Tutti e tre, anche Giovanni ci presenta questa preghiera della notte sul monte. Poi, terzo pannello, la preghiera di giubilo, mi piace chiamarlo il Magnificat di Gesù e vedremo perché. Questo è solo in Matteo e in Giovanni, con le identiche parole, anche l'ordine delle parole. La qualcosa non è così, ad esempio, col Padre nostro, che ci viene offerto in duplice redazione da Matteo e da Luca, ma in forme diverse. Neppure le parole dell'Eucaristia sono identiche, ma questo giubilo di Gesù è identico. Matteo e Giovanni, e Luca, scusate. Quarto pannello, la preghiera del Getsemani, quindi la preghiera dell'angoscia, della paura, l'anima mia è triste fino alla morte, ma è proprio lì che sentiamo sulla bocca di Gesù, Abba, Padre. E qui mi collego con quello che sarà poi il percorso successivo, che lo Spirito dice in noi, San Paolo, lettera ai Galati e ai Romani, cosa dice in noi? Abba, Padre, la stessa preghiera di Gesù. E quinto, la preghiera sulla croce. E sappiamo che Marco e Matteo coincidono in quel grido, Dio mio, perché? Mentre Luca fa morire Gesù di nuovo con la parola Padre. Ma prima ancora ritorna la parola Padre per chiedere perdono. Ecco, questi cinque ritratti mi soffermerò su alcuni, ovviamente, mentre in Giovanni vedremo poi. Allora, una potente attrazione, questo Gesù che prega, tanto che uno dei discepoli, a nome nostro anche, chiederà proprio, insegnaci a pregare. Ambientiamoci anzitutto di buon mattino, forse sulla riva del lago, perché siamo a Cafarnao, o in una di quelle grotte che ci sono sulla riva del lago. Quando io ho avuto la grazia di studiare dai Francescani a Gerusalemme e di andare quindi spesso anche in Galilea, ci sono ambienti che si prestano, ecco, immaginavo Gesù in uno di questi luoghi. Marco, il Vangelo più antico, presenta Gesù in preghiera nel quadro di una giornata immemorabile, la giornata inaugurale di Gesù a Cafarnao, che si apre con la partecipazione alla preghiera liturgica del sabato nella sinagoga,
nella sinagoga di Cafarnao, prosegue con l'invito a pranzo nella casa di Pietro e la guarigione della suocera, che rimessa in piedi da Gesù si mette prontamente a servire. Il verbo è diaconeo e mi piace vederla come la prima diacona del Nuovo Testamento. Servizio. Il servizio della donna in giorno di sabato è proprio la mensa, è lei che accende la menorah, che fa appunto la ministra. E poi al tramonto del sole, alla fine del riposo del sabato, una folla di malati e sofferenti psichici, quelli che chiamiamo indemoniati, che appunto oggi manderemo dallo psichiatra, e che si accalca questa folla davanti alla porta, la porta della casa di Pietro, ma perché c'era come una piazzetta davanti. Adesso gli archeologi Corbo e Loffreda hanno messo bene in evidenza. Bene, si accalca in attesa che Gesù li guarisca. Dunque una giornata indubbiamente intensa, faticosa, fino a notte inoltrata. Avrebbe potuto concedersi un po' di riposo il maestro, qualche ora in più di sonno. E invece l'evangelista Marco si dice che Gesù si alzò al mattino presto, quando ancora era buio, e uscito, sto citando Marco 1:35, si ritirò in un luogo deserto, vale a dire solitario, e là pregava. È avvolto di silenzio questo colloquio intimo con il Padre. Il maestro si alza dunque al mattino presto, quando Simone e gli altri ancora dormono. In questo alzarsi, quando ancora era buio, possiamo cogliere quel vivo desiderio di Dio espresso dal salmista. Preghiere che siamo abituati anche noi a recitare. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Salmo 63. Al mattino ascolta la mia voce, fin dal mattino ti espongo la mia richiesta e sto in attesa. Salmo 5 verso 4. Sto in attesa un Gesù che attende cosa il Padre gli rivela, quali sono i suoi gusti, il suo volere. E ancora, a te Signore grido aiuto e al mattino giunge a te la mia preghiera. Salmo 88, potrei continuare. L'evangelista Marco precisa che Gesù uscì e si ritirò in un luogo deserto, ovvero solitario. Cosa significa questo uscire? Non poteva Gesù starsene tranquillo in casa e pregare lì? E indubbiamente si può pregare dappertutto, all'aperto e in casa, sotto il cielo stellato o davanti allo spettacolo del sorgere del sole, in montagna o in riva al mare, e anche per le strade affollate di gente. Ovunque noi possiamo pregare. Ma per pregare, ovunque ciò avvenga, è necessario uscire. Uscire verso il tu, quindi uscire dall'ego. Si tratta di uscire all'incontro dell'amato, in un luogo solitario che favorisca l'intimità del colloquio, della preghiera. Qui sarebbe anche bello percorrere alcuni passi del Cantico dei Cantici, non ovviamente alla Benigni, ma con quel uscire, vieni amata mia nella campagna, ma proprio per questo bisogno di intimità. Insomma, si tratta di uscire per entrare. Nel Vangelo di Matteo, infatti, il maestro parla di un entrare. Cito Matteo 6:6. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, ecco l'intimità, chiudo perfino la porta per poter proprio stare solo, e chiusa la porta,
prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Dunque, uscire e entrare, anche se sono verbi che a prima vista si contrappongono, si richiamano intimamente, e vedete che sono i verbi dell'Esodo. Si esce per entrare, si esce dall'Egitto per entrare nella terra promessa, si esce dall'ego per entrare nel tu, si esce per entrare all'incontro con l'amato, l'amata. E dunque c'è anche un ambiente che favorisce questa intimità, occorre cercarlo. Laddove non è possibile trovarlo, c'è la cella interiore del cuore, ma ci sono anche luoghi, e mi colpisce che Gesù non vada in sinagoga per questa preghiera intima, né nel tempio, è nel santuario della natura. Veramente precede San Francesco, meglio San Francesco prende da lui. Gesù non prende decisione alcuna senza prima aver pregato. Egli vive in continuo ascolto, l'obbedire e tendere l'ascolto. Ora Gesù, che si nutre, il suo cibo è fare il volere del Padre, è in contatto continuo, è rivolto costantemente a comprendere il volere del Padre. Suo cibo è fare ciò che piace al Padre, ci ricorda Giovanni. E il suo chinarsi pieno di compassione e tenerezza sulle sofferenze che affliggono il popolo, Matteo ce lo fa vedere in modo particolare, la sua infaticabile predicazione del regno, Marco ce lo fa vedere in modo particolare, Gesù è tutto itinerante nell'annuncio, nella cura. Bene, tutto questo, questo Gesù così dedito all'annuncio e al prendersi cura delle afflizioni del popolo, da dove nasce? Da dove nasce questa infaticabile predicazione del regno? Sgorga da questo centro vitale, dall'ascolto orante del Padre. Ascolto orante. Il battesimo, evento rivelatore della identità filiale di Gesù, Luca ci tiene ad ambientarlo in un contesto di preghiera. Luca, l'evangelista della preghiera, ci dice proprio: mentre stava in preghiera, il cielo si aprì. E dunque, se il cielo è aperto, contatto diretto. Ormai il cielo è aperto su di noi, il cielo si aprì e resta aperto. E discese sopra di lui lo Spirito Santo. Spirito e preghiera vanno insieme. Lo vediamo in Maria, lo vediamo in Elisabetta, che piena di Spirito Santo è la prima profetessa del Nuovo Testamento. È lei che saluta Maria e che la proclama beata perché ha creduto. Ma Elisabetta può fare questo perché è piena di Spirito Santo. Allora, per Luca, non diversamente avviene sul monte della Trasfigurazione. Luca precisa che Gesù vi salì per pregare. Matteo e Marco dicono che Gesù sale sul monte e si trasfigura, ma Luca precisa che sale sul monte per pregare. E è proprio in tale contesto, mentre appunto pregava, che il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. La preghiera trasfigura. Anche il volto di Mosè, quando scese dal monte di Dio, l'Ore, emanava raggi di intensa luce, tanto che se lo dovete coprire. Mi piace vedere anche qui un Mosè innamorato. Ma ditemi voi, che ci sta a fare un uomo da solo 40 giorni sul monte? Non è solo il legislatore. 40 giorni da solo col tu. O è un pazzo, o è un innamorato, che sono poi due cose che si assomigliano, perché diciamo che quando uno è innamorato perde la testa. San Valentino, festa degli innamorati, ma Mosè è un innamorato di Dio. E scende che il suo volto emana raggi.
Allora, quale fascino, quale attrazione deve aver esercitato sui discepoli il maestro in colloquio che prega? Ecco, la preghiera sul monte, la preghiera nella notte. Tutti e tre i primi Vangeli, Marco, Matteo, Luca, ci presentano questo Gesù sul monte nella notte, dopo una giornata intensissima, quella che inizia secondo Marco, ecco, preso da compassione. Cosa fa il Gesù di Marco al capitolo 6? Erxato didaskein. Preso da compassione, Luca, lo capiamo di più, cura le malattie. Ma il Gesù di Marco, preso da compassione, erxato didaskein, comincia ad insegnare, comincia a nutrire quella fame di Dio per la quale la gente gli è corsa dietro. Poi saranno i discepoli che diranno: congeda la folla, è interessante, no? Perché erano andati con Gesù in luogo appartato proprio perché non avevano neanche il tempo per mangiare. Dice: mo ci salta pure la cena invece, allora congedali. Non è che sono poveri, è che lì non c'è nessun negozio per comprare il cibo. E Gesù: date loro, date voi a loro da mangiare. Dunque immaginiamo che dopo aver parlato 5.000 persone in gruppi di 30, 50, Marco usa la parola in aiuole, il che significa che su quell'erba, luogo deserto, ma diventa erba verde, in verdissimi prati, mi pasce, e quelle aiuole forse fanno venire in mente ancora i colori sgargianti, no, delle vesti, come fiori. E la Sapienza dice che appunto lo spirito discende quando si cerca e si ascolta. E Gesù che dà da mangiare, moltiplica il pane. Dunque immaginiamoci in Oriente, in Medio Oriente, congedare tutta questa gente. Ma che giornata era? Una giornata interminabile. E alla fine congeda anche i discepoli: andate, andate, precedetemi in barca. E lui sale su. È come un sentire il bisogno di rivedere con papà la giornata e chiedere al padre, come al mattino presto: ma cosa vuoi da me? In effetti, dopo quella prima moltiplicazione si allarga l'orizzonte. Forse Gesù non lo aveva in mente che doveva dare il pane anche dall'altra parte dell'acqua mare. Marco e Matteo ci raccontano una seconda moltiplicazione per i pagani, preceduta proprio da quell'episodio che leggiamo oggi nel Vangelo, no? Dalla donna che chiede una briciola e la ottiene per sua figlia, ma apre la porta non solo a una briciola, a una seconda moltiplicazione, perché la tavola di Dio è grande e c'è pane per tutti, per i figli e per i cagnolini. Interessante, perché quella donna evidentemente ragiona da pagana, e proprio da pagana un ebreo non avrebbe mai detto così, perché fuori i cani, potete immaginare i cani sotto il tavolo degli ebrei? Ma no, sono impuri. Vedi la forza di quella donna, parte dalla sua esperienza, che è l'esperienza come la nostra, che siamo entrare i cani, no, in casa, quando andate a benedire, quanti cagnolini vedete. Dunque lei ragiona: ma i cani sotto il tavolo, qualche briciolina. Brava! C'è pane per tutti, apri la mano, diciamo, e sazi la fame di ogni vivente. Ecco, anche Gesù nel colloquio con il Padre comprende che la sua missione va allargata, c'è anche l'altra riva, sull'altra riva. Bene, mi piace, no? Con questo Gesù che di mattina presto, ma anche nella notte, passa la notte in preghiera. Mi interpella molto, e capiamo che uno dei discepoli, vedendolo raccolto in preghiera, uno di loro si avvicina e gli chiede: Signore, insegnaci a pregare. In Luca, Luca 11, il Padre Nostro è proprio introdotto da questa richiesta. E allora quello che Gesù insegna
È la consegna del Padre Nostro. In Matteo questo avviene senza che nessuno glielo domandi nel primo discorso, il discorso del monte. In Matteo, per vedere Gesù in preghiera, sapete quando dobbiamo aspettare? Proprio il grido di giubilo. E Gesù in preghiera di Matteo, al primo, diciamo, è quel incontenibile giubilo di esultanza che troviamo al capitolo 11 di Matteo, perché prima nel discorso insegna il Padre Nostro, ma ci viene detto che prega, ma per sentire le parole di Gesù dobbiamo attendere Matteo 11. E allora ecco, dalla preghiera silenziosa è il terzo quadretto, il terzo ritratto, che intitolo così: dalla preghiera silenziosa, in disparte, al mattino presto o nella notte, all'inno di giubilo, alla confessio laudis in diretta davanti a tutti. Qui possiamo sentire le parole di Gesù, perché nei casi precedenti gli evangelisti si fermano, per così dire, sulla soglia, ci lasciano intravedere Gesù, quindi il suo body language, immagino come avrà pregato Gesù, in ginocchio, prostrato. Ci dicono che è in preghiera, ma avvolgono di silenzio il suo intimo colloquio con il Padre. Nulla ci è detto sul contenuto della preghiera di Gesù al mattino presto o di notte sul monte. Ma ci sono alcuni momenti, pochi in verità, qui, in quest'inno di giubilo, al Getsemani, sulla croce, in cui vengono riportate le parole pronunciate da Gesù. E uno di questi è proprio il giubilo di Gesù al ritorno degli evangelizzatori. Una gioia incontenibile che si fa beraccà, cioè inno di lode e di benedizione. A me piace chiamarlo il Magnificat di Gesù, perché in Luca è introdotto con un particolare assente, in Marco, in Matteo, è introdotto dal verbo agagliao, che dà il tono al Magnificat. Cosa dice la Madonna? L'anima mia magnifica, il mio spirito esulta, letteralmente esultò. Allora, come la madre, così il figlio. Ora è Gesù che nello spirito esulta di gioia incontenibile. Scrive Luca: Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse. Da questo punto le parole sono identiche anche in Matteo, identiche parole e identica anche proprio la sequenza, la disposizione delle parole. È chiaro che questo fa pensare a una fonte comune scritta. Disse: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto di fare a te. È il Magnificat anche proprio perché c'è un rovesciamento di situazioni. La Madonna cosa canta? Ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ebbene, Gesù cosa canta? Gesù no, dice: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, ma non benedice perché ha creato il cielo e la terra, bensì il perché. Sapete che gli ebrei la berakkà, il rendimento di grazia, è sempre per qualcosa di specifico. E qui perché c'è questa confessio laudis? Perché hai nascosto? Perché hai rivelato? Situazione capovolta. Perché hai deposto i potenti dai troni e hai innalzato gli umili? Perché, ti benedico, hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti? Sarebbe normale che questi sapienti comprendessero. Mentre tu trovi gusto a rovesciare, è un Dio che si diverte come i bambini a capovolgere, a rovesciare. Li hai rivelati ai piccoli.
È tipico appunto, poi prosegue questo inno, tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo, rivelalo anche a noi, sì, Signore Gesù. Mostraci il Padre. Sarà Filippo a chiederlo. Chi vede me vede il Padre e dunque facci entrare nella tua preghiera, Signore Gesù. È tipico, dicevo, della preghiera ebraica di benedizione, di Berakà, lodare Dio non genericamente, ma per qualcosa di ben concreto e specifico. E Gesù rispecchia questa consuetudine. Si rivolge a Dio chiamandolo Padre, lo riconosce Signore del cielo e della terra, tuttavia propriamente non lo esalta per la sua signoria cosmica. Non è che dice ti rendo grazie perché hai creato il mondo, è una posizione. Padre, Signore del cielo e della terra, vi diremo Padre onnipotente, virgola, perché? Appunto, perché nasconde e perché rivela, secondo parametri totalmente liberi e gratuiti. Gesù benedice per aver nascosto ai sapienti e rivelato ai piccoli queste cose, tauta. Non precisa quali siano queste cose, ma si premura di specificare che il sorprendente capovolgimento, l'ignoranza dei sapienti e la conoscenza dei piccoli rispecchia i gusti di suo padre. Avviene così perché è piaciuto eudokia e genito. Quindi i gusti strani di suo padre. Così è piaciuto di fare a te. In altre parole, in questo misterioso nascondimento della conoscenza ai sapienti e nella rivelazione ai piccoli, gli umili, Gesù scorge l'espressione della volontà salvifica del suo Abba, i suoi gusti, la sua sovrana decisione. È importante che Gesù ci dica questo. Ed è quello che anche la Madonna canta. Da chi ha imparato a pregare Gesù? Certamente dal salmista, ma più da vicino, da sua madre, da San Giuseppe, nella Santa Famiglia. E sì, oltre il cantico di Maria, ricordiamo quella di Elisabetta, piena di Spirito Santo, e l'esultanza del piccolo Giovanni nel grembo della madre. Lo spirito riempie di gioia, fa esultare e dà occhi per vedere oltre, per vedere. Gesù poteva in Matteo, questo inno di giubilo, segue il guai sulle città del lago. Ed è come se Gesù fosse, vi ricordate quando racconta il gioco dei bambini capricciosi? Abbiamo suonato il flauto e non avete danzato, abbiamo suonato il lamento e non avete appunto fatto lamento, a voi non va bene niente, rovinate il gioco di Dio. E Gesù è quel bambino invece che sta al gioco di Dio. Quel guai a Cafarnao è un po' come hai voluto nascondere, non perché ho fatto più miracoli, hanno capito. Ma il comprendere tauta queste cose, il mio mistero, è un dono di grazia. Il quarto quadretto, lo accenno appena, è la preghiera del Getsemani. La mia anima è triste fino alla morte. Dal giubilo passiamo all'angoscia, l'angoscia più profonda, la paura. Un Gesù che ha paura. E anche qui come è rapido, Luca ci dice, pone sulle labbra di Gesù, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. È annunciare la passione, celebrare, anche lì c'è un Gesù che fa la Berakà, no? Rende grazie
la Eucaristia, sopra il pane e il vino in particolare, ma un conto è essere a tavola tutti insieme e un altro essere giù in quell'orto. Lo prende l'angoscia, la paura, la depressione. Eppure è in questo contesto che Marco mette sulla bocca di Gesù le parole dolcissime: Abba, papà mio, mio caro papà, tutto è possibile. Gesù qui è come un bambino spaventato che si rifugia tra le braccia del suo papà e vorrebbe tanto che il papà lo accontentasse: passi da me questo calice amaro, ma mi fido di te, papà. Per Luca tutto questo è così angosciante che arriva a dirci che Gesù suda sangue. Mai visto. Sudare freddo? Sì. In certi momenti, sangue, non l'ho mai visto. E possiamo immaginare, no? Matteo dice, padre mio. Luca semplicemente padre. Marco qui è il più forte, Abba. Proprio questa parola intima sarà quella appunto che lo spirito di Gesù del figlio nei nostri cuori fa salire la preghiera stessa di Gesù, ritorna al padre con questo gemito ineffabile, Abba. E Gesù sulla croce, il quinto quadretto, dall'agonia del Getsemani alla croce, e il Gesù di Marco e di Matteo muore con un grido, l'ultimo di cui non si comprendono le parole, ma il grido precedente contiene la citazione di un salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Chiara Lubick nella sua spiritualità proprio sottolineerà questo Gesù abbandonato. Sappiamo che non è il disperato perché dice Dio mio, ma è abbandonato. E quel perché resta aperto, non viene nessuno a risolverglielo. Dio mio, perché? Occorre entrare dentro questo dramma. Luca, che ha già anticipato in quell'agonia il sudore di sangue e quindi, come dire, gioca d'anticipo al Getsemani, pone sulla bocca di Gesù un altro salmo che preghiamo a compieta, ma al salmo fa precedere la parola Padre. E in Luca e il Gesù sul Golgota per due volte dice Padre, la prima per scusarci, Padre, perdonali, scusali, non sanno quello che fanno, e poi Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E Luca potremmo dire che chiude in un grande abbraccio, i biblisti chiamano inclusione, le prime parole di Gesù nel Tempio. Un Gesù innamorato del papà che a 12 anni si ferma nel tempio senza dirlo alla mamma. Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre? A 12 anni padre, sulla croce padre. Ecco, siete stanchi, vero? No? Posso andare avanti anche con Giovanni? Luca, su Luca voi capite che potremmo aprire, perché Luca è l'evangelista della preghiera e dobbiamo dirgli grazie perché scandisce l'anno liturgico, il Natale, è lui solo che ci racconta l'ascensione e per due volte nel Vangelo e negli Atti, ma scandisce anche la nostra giornata liturgica. La liturgia della Chiesa prende gli inni di Luca, dal Benedictus al mattino presto, al Gloria del canto degli angeli nella celebrazione eucaristica, al Magnificat, ai Vespri, al Nunc Dimittis a compieta. Quindi Luca veramente lo vogliamo ringraziare tanto.
Ma adesso almeno qualcosina vorrei, allora, se non siete troppo stanchi, e mi lasci ancora un po' di tempo, sì, dai. Come si presenta Giovanni, Gesù in preghiera? Anzitutto, noi sappiamo fin dal prologo a quanti lo accolgono ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ma se poi leggete il Vangelo di Giovanni, sapete che lungo tutto il Vangelo Dio è il padre di Gesù. Mai è detto Padre nostro. Per sentire che è Padre nostro sullo stesso piano di Gesù, dovete attendere le parole che Gesù dice a Maria di Magdala, il risorto: ascendo al Padre mio e Padre vostro. E capiamo il perché. Proprio per questo Gesù è disceso e sale, per fare del Padre suo il Padre nostro. Sulla croce è effuso lo Spirito. Allora, non entro in questo, ma mi soffermo sul Gesù che appunto in Giovanni prega. E il ritratto che Giovanni maggiormente evidenzia è quello di Gesù che rende grazie al Padre, l'Eucaristia. Lo troviamo al capitolo 6, nel contesto della moltiplicazione dei pani, per il quarto Evangelo. Tutto sgorga dalla preghiera di Gesù. Dalla sua berakà, allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, in greco è eucharistesas, da cui eucaristia, per cui Giovanni non racconterà l'istituzione eucaristica perché già la anticipa qui, li distribuì. Ancora più sorprendente la sua berakà, il suo ringraziamento davanti al sepolcro dell'amico Lazzaro. Capitolo 11. Gesù piange e prega. Parla al Padre a voce alta. Ecco qui appunto la preghiera non è avvolta di silenzio come quella del giubilo. È come se, ecco qui c'è chi riprendeva con la cinepresa. Mi pare come che Gesù fosse preso in diretta in questo giubilo incontenibile. Viene ripreso, possiamo sentire le parole, ma anche davanti al sepolcro di Lazzaro. Perché? Cosa dice? Allora Gesù alzò gli occhi al cielo. Ah, anche voi alla consacrazione. Qui parla il body language, anche nella grande preghiera sacerdotale ci sarà anzitutto questo body language, che è già preghiera. Alza gli occhi al cielo. Ma perché Dio è solo su? Chiaro che è dappertutto e soprattutto in chi lo fa entrare, come diceva un grande rabbino. Ma quell'alzare gli occhi al cielo è un altro punto di contatto con la trascendenza. Come a stabilire appunto il cielo si aprì. Alzò gli occhi, dunque notiamo questo sguardo ascendente che sarà ripreso anche al capitolo 17, e poi continua con queste parole. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per costoro. Vabbè, qui entrare nella preghiera di Gesù significa entrare nel suo sguardo e entrare nella sua fiducia incondizionata, che ringrazia prima ancora che il miracolo si compie, perché appunto questi occhi fissi nel Padre gli dicono che il Padre lo ascolta sempre perché cerca la vita, per questo è stato mandato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E qui, nell'ultimo segno, la risurrezione di Lazzaro, si mostra appunto per quello che è. Io sono la risurrezione e la vita. Al vertice del discorso di addio si staglia la grande preghiera di Gesù. Come un tuffo nella profondità del cielo, cuore a cuore con il Padre. E questa grande preghiera che noi chiamiamo, sarebbe da discutere se propriamente o no, sacerdotale,
Comunque questa grande preghiera assomiglia per molti aspetti al prologo. È un abisso di luce, è uno squarcio epifanico nell'immensa profondità del cielo trinitario. È stata chiamata preghiera sacerdotale fin dall'antichità. Cirillo di Alessandria vede qui Gesù come sommo sacerdote, ma è sommo sacerdote perché offre appunto, è mediatore di tutta l'umanità, prega per i credenti che verranno, prego per il mondo, parola ambivalente in Giovanni, ma qui c'è, non prego per il mondo, ma prego. Nel commento che ho fatto a questa preghiera ho scritto due volumetti su Giovanni, in chiave di amore, pubblicati appunto dai francescani, Messaggero di Padova, e l'ho chiamata la grande preghiera di Gesù, e noto gli sguardi, sguardo al cielo, sguardo retrospettivo, perché guarda indietro, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato, erano tuoi, guarda, e indietro, missione compiuta, ho fatto quello per cui. Poi c'è uno sguardo universale, cosmico, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me. E poi c'è, per così dire, uno sguardo in avanti, al futuro. Io non sono più nel mondo. Ma come? Stai pregando, sei nel mondo? È interessante, io non ho qui la... Adesso non voglio fare questo perché mi chiederebbe di fare un'esegesi dettagliata, però seguire il movimento, lo sguardo, anzitutto lo sguardo è in alto al Padre, è la prima parola. E questa parola, Padre, ricorre 6 volte. Una volta Padre Santo. Per 6 volte lo chiama Padre, poi una volta Padre Santo e infine Padre Giusto. E tutto per Gesù è dono del Padre, e il più grande dono sono i fratelli che il Padre gli ha dato, per i quali prega perché li custodisca e ai quali desidera dare la pienezza della sua gioia. In questa preghiera sacerdotale c'è proprio la richiesta della gioia, ma vi enumero, sono 5 le richieste fatte all'imperativo. In questa grande preghiera Gesù fa leva sulla sua autorevolezza. La prima richiesta è: glorifica il figlio tuo. La seconda: custodiscili nel tuo nome. La terza: consacrali nella verità. La quarta: prego che siano tutti una sola cosa, uno, ut unum sint. 5, addirittura non c'è l'imperativo, ma di più, voglio che siano con me. La prima richiesta è glorifica. Dici, ma allora che Gesù è ambizioso, no? Gesù chiede al Padre di essere glorificato con quella gloria che gli aveva presso di lui prima ancora della creazione del mondo. Cosa gli chiede? La risurrezione. È indispensabile perché noi possiamo credere. Gli chiede la gloria come lui lo ha glorificato, la gloria della risurrezione perché la nostra fede sia stabile, perché se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. La seconda richiesta di Gesù, formulata all'imperativo, è: Padre Santo, custodiscili. È un imperativo che Gesù dà al Padre Santo. Custodiscili nel tuo nome. Nel Padre nostro noi diciamo sia santificato il tuo nome. Il Padre nostro non c'è in Giovanni. C'è questa grande preghiera al Padre dove Gesù chiede al Padre di custodire noi nel suo nome, cioè il nome qui sta per la persona. E non chiede che i credenti siano sottratti o risparmiati dalle avversità che il vivere nel mondo comporta,
ma chiede che il Padre li custodisca, ci custodisca dal male, anzi, dal maligno. Terza richiesta, sono cinque, consacrali. Anche questa terza richiesta è espressa all'imperativo, cioè fa leva. Quando gli diamo un imperativo, mettiamo in atto una certa pressione, no? Studia, consacrali. Al Padre Gesù chiede di consacrare, santificare tutti coloro che gli ha dato. L'Evangelista usa il verbo aghiazzo, che indica appunto santificare, purificare, ma anche consacrare. È un verbo legato all'ambiente liturgico, all'ambiente del culto divino, e a dirci che all'origine dell'autentica consacrazione c'è sempre lo Spirito, come appare chiaramente in Isaia 61, il testo che Gesù legge nella sinagoga di Nazareth. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, mi ha consacrato con l'unzione. Ecco, in questa preghiera sacerdotale Gesù dichiara: io consacro, santifico me stesso perché anch'essi siano consacrati nella verità. E questa espressione ha un senso pregnante, indica la dedizione totale del Cristo alla sua missione. Consacro me stesso fino a dare tutto di me, fino al sacrificio della propria vita. È sulla croce che Gesù è vittima e sacerdote, e lo fa per il nostro sacerdozio battesimale, che ci abilita appunto a offrire noi stessi, a offrire sacrificio e offerta. Non hai gradito, basta animali, troppo comodo anche offrire Gesù, sei già offerto. Sacerdozio santo e regale ci abilita a offrire noi stessi in Gesù. E poi che tutti siano uno. Qui prego è il verbo erotao, che è caratteristico della preghiera di intercessione. Nei discorsi dell'ultima cena Gesù ha usato questo verbo per chiedere, intercedere il Paraclito, lo Spirito Santo. E infine voglio, è l'ultima richiesta espressa con immensa audacia. Gesù dice al Padre: voglio, thelo. E cosa vuole Gesù? Cosa ardentemente desidera per i suoi, per noi? Che siano sempre con lui. Quindi dobbiamo essere certi che saremo in paradiso. Volete che il Padre non ascolta? Voglio che siano per sempre con me nella casa del Padre. Per questo è venuto al mondo. Non è mica stato un gioco. Per questo è salito sulla croce. Per comunicarci il suo Spirito che ci rende pienamente figli. E il figlio dove abita? Qual è la casa propriamente del figlio? Se non il seno del Padre. È da lì che viene Gesù, ed è lì che ci porta. E allora le relazioni le lascio a voi, di vedere quali relazioni entrano in questa preghiera, le relazioni che caratterizzano questa preghiera. In primo piano c'è il tu divino, la relazione con il Padre. Quindi c'è loro, noi, i discepoli, i credenti, e poi il mondo in sequenza, tu, io, loro, il mondo che appunto ha una valenza ambigua in Giovanni. Da un lato è sinonimo di umanità e in questo senso è il destinatario della salvezza, dall'altro, questo è il mondo amato, ma dall'altro è anche portatore di una valenza negativa. E allora lì Gesù dirà: non prego per il mondo, perché come può pregare per chi contrasta la sua opera, per la realtà tenebrosa che si contrappone alla luce, la realtà che è sotto l'influsso del maligno. Prega perché siano liberati da queste tenebre. Perciò il 17 al verso 9 trovate: non prego per il mondo,
non può pregare per il mondo inteso negativamente, perché sarebbe pregare contro se stesso e contro la propria missione, ma prega per quel mondo che è l'umanità. Sono venuto nel mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E per questo mondo che è l'umanità, che è il cosmo intero, cosa chiede? La pienezza della sua gioia. E mi colpisce tanto, e con questo finisco, la irruzione della gioia in un momento così drammatico come quello che precede la passione e la morte. Di gioia Gesù parla anche nel suo discorso di addio, senza mai separare l'afflizione dal gaudio, come accade proprio alla donna. Gesù sta parlando a maschi, parla della sua e della loro ora, e quale metafora usa? Quella della partoriente, della donna che soffre le doglie del parto. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Allora non è un dolore di morte quello del Cristo, ma un dolore che porta in grembo la gioia della vita. E Gesù prega che questa gioia ci abiti. Prega che siamo una sola cosa con Lui e con il Padre, nell'unico Spirito e dunque nella gioia trinitaria. E allora finisco così: donaci, Gesù, di entrare nel cuore pulsante della tua preghiera. Donaci la tua confidenza con il Padre, il tuo sguardo pieno di gratitudine e di fiducia. Donaci la passione per l'unità, che possiamo far nostre le tue grandi intenzioni di preghiera, e donaci la gioia per la quale hai pregato, che nessuno possa strapparci la gioia della tua preghiera, Gesù. Amen.